quando si fa la chemioterapia, la donna vuole, parliamo di donne ovviamente che fanno la chemio, vuole continuare ad essere bella, vuole sentirsi normale, non identificarsi con il cancro, guardarsi allo specchio e riconoscersi. È quel che succede se durante le sedute di chemio si indossa un caschetto in sperimentazione all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, usato da 30 pazienti con esiti incoraggianti, da quel che riporta ADN Cronos. L'85% si è detto soddisfatto, non ha avuto bisogno di parrucche. Il caschetto salvachiome si indossa prima, durante e dopo la chemio. Funziona raffreddando il cuoio capelluto grazie ad un avanzato sistema refrigerante al quale è collegato. Inducendo una vasocostrizione, il freddo diminuisce la perfusione di sangue ed il metabolismo, frenando localmente l'attività distruttiva del farmaco sui bulbi piliferi. Un'idea per la verità non nuova, ammette il chirurgo. Risale alla metà degli anni 60, però i risultati ottenuti con diversi tipi di copricapo finora erano stati poco soddisfacenti. Noi invece abbiamo suggerito all'IEO di non far passare per sperimentare quello che invece negli Stati Uniti e in Europa funziona bene, assolutamente bene, da qualche anno. Sono i cibi che guilt free, come si dice, liberano dai sensi di colpa. E il primo, come si può immaginare, è la mela. Il valore aggiunto di questo frutto sta nell'abbondanza di fibre alimentari che regalano un senso di sazietà e bruciano i grassi. Basta vederlo e gustarlo per capire che non è certo una bomba calorica, ma questo cetriolo, il cetriolo non ha il solito pregio di contenere 16 calorie per 100 grammi, riduce anche i livelli di infiammazione, è ricco di vitamina C, acido caffeico contro la ritenzione idrica. Un altro alimento guilt free è l'asparago, eccolo qui, ha proprietà disintossicanti, diuretiche ed è una vera panacea per le donne in attesa, un vero scrigno di nutrienti benefici. Vale la pena rimarcare che un etto di asparagi equivale a soli 20 calorie. Cucinarlo non giova certamente al profumo della casa, parliamo del cavolfiore, ma ne vale la pena. Con le sue magre 25 calorie a letto, il cavolfiore è ricco di vitamina C e vitamina K, non ha grassi, è un'eccellente fonte di fibra e aumenta il ritmo metabolico. E passiamo al sedano. Per un etto di sedano le calorie ingerite sono 16. Ha il 75% di acqua, senza contare che il sedano è fatto anche da un restante 25% di fibre e che è ricco di sodio e di potassio. Anche certe carni, vedete qui un petto di pollo, di tacchino, hanno le proprietà sufficienti per entrare nella lista dei cibi calorici negativi. Il tacchino contiene 145 calorie a letto, un petto di pollo 172, ma la loro migliore qualità è che, essendo fonti di proteine, costringono il sistema digestivo a lavorare più duro. 18 calorie a letto, vitamina C, licopene, antiossidanti a volontà, ne fanno un prezioso amico della salute. Prima ancora della dieta, parliamo del pomodoro, che viene considerato importante nella prevenzione di ictus, attacchi cardiaci, grazie alla sua efficacia contro il colesterolo e la pressione alta. E veniamo alla papaya. Per un etto di papaya, eccola qui, si acquistano 45, 43 soltanto calorie, ma soprattutto la papaya combatte la stitichezza, aiuta a mantenere il colesterolo sotto controllo. E poi lo sappiamo, contengono capsaicina, i peperoncini, che hanno la capacità di aumentare il metabolismo, che a sua volta induce il corpo a bruciare più calorie subito dopo che vengono ingeriti. E poi l'apporto calorico è di 2 calorie, a patto che non si corregga con zucchero o altro. Parliamo del amatissimo caffè, il caffè nero, è uno dei pochi ingredienti che si possono considerare a 0 calorie. Non si tratta in questo caso di una sostanza, attenzione, sempre amica della salute, perché a dosi eccessive può essere di nocumento al cuore.